No, volevo dire al sottosegretario Zanetti se è al corrente che con questo provvedimento noi trattiamo gli ex lavoratori frontalieri e gli ex domiciliati col permesso C di domicilio nella Confederazione Elvetica alla stessa stregua di quelli della Pizza Connection. E le spiego meglio, signor sottosegretario. Voi tassate col 18% i lavoratori, gli ex lavoratori frontalieri che hanno lasciato in una banca svizzera volontariamente, senza fare nessun mistero, un piccolo gruzzoletto racimolato col sudore della propria fronte. Li tassate come quelli della Pizza Connection e non li tassate al 5% come qualcun altro. E la stessa cosa voi la fate con gli ex domiciliati col permesso C di domicilio nella Confederazione Elvetica, che dopo una vita di sacrifici, caro signor sottosegretario, se ne tornano al proprio paese perdendo il domicilio, ma lasciando anche lì un piccolo gruzzoletto guadagnato in anni, in decine di anni di lavori e fatiche nei cantieri della Confederazione Elvetica, e voi li tassate come quelli della Pizza Connection. Allora, signor sottosegretario, visto che non conosce la materia, glielo dico molto francamente, abbiamo fatto degli emendamenti specifici, non solo noi, ma anche i colleghi del PD, no? Abbiamo fatto degli emendamenti chirurgici su questo tema. Ci faccia un favore, lei è una persona seria, se li legga attentamente, li prenda in considerazione, non stiamo scherzando, signor sottosegretario, magari gliel'ho detto con un po' di enfasi perché la cosa mi sta particolarmente a cuore, non solo a me ma a tanti colleghi, ma esiste veramente un problema, non possiamo fare una similitudine fra lavoratori onesti che tutte le mattine si fanno ci siamo capiti tutti i giorni per una vita di sacrifici, ad altre persone che hanno portato nelle banche svizzere soldi provenienti da attività non ben precisate, soldi evasi al fisco italiano, soldi che vanno tassati. È un altro mondo, signor segretario, stiamo parlando dei lavoratori seri e di altre persone. Allora, su quelle persone non mi esprimo, ma sui lavoratori frontalieri, gli ex domiciliati, signor segretario, governo, fate uno sforzo. Abbiamo fatto degli emendamenti, l'opposizione, ma anche in maggioranza, emendamenti molto seri, molto sentiti sui territori. Noi, signor sottosegretario, stiamo parlando in questo momento, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, di 62.500 persone, cittadini italiani, che sbarcano il lunario varcando il confine tutte le mattine. E mi creda, questi qua, contrariamente a quanto pensa qualcuno, veramente si fanno il mazzo per sopravvivere. Detto questo, e concludo, signora Presidente, confidiamo veramente che il sottosegretario Zanetti sia messo al corrente di questa situazione. Ci sono gli emendamenti e siamo disposti a trattare col governo, trovare una soluzione per i nostri lavoratori. Grazie.